Di voi è il Venerdì Santo, per tutti i cristiani è il giorno della passione, della morte del Signore, e i cristiani cercano di riviverlo in un modo che non deve essere dolorista, come purtroppo sovente è avvenuto, perché contemplare la passione del Signore significa nient'altro che contemplare una storia d'amore. La storia di una morte annunciata e di conseguenza seguire la passione, leggerla, comprenderla, diventa per noi la comprensione più profonda dell'amore del Signore nei nostri confronti. Purtroppo è ancora scandaloso come si celebra questo giorno in molte parti della Chiesa, dove ormai la passione è diventato un evento folclorico. Penso soprattutto, e poi quest'anno mi ha particolarmente scandalizzato, la pubblicità fatta in tutto il mondo per la passione di Siviglia. Non so se avete visto questo manifesto che annuncia la passione, che è veramente qualcosa di scandaloso e di vergognoso, perché è un attirare la gente per una scena, per il folklore, addirittura in questo caso in una funzione quasi erotica, che indubbiamente è uno sfregio a ciò che è la passione di Gesù per noi cristiani. Ma effettivamente meditare la passione non è un'operazione facile. Si può cadere nel dolorismo, si può cadere semplicemente nella teatralità, nella scena, nel folklore, la si può contemplare superficialmente come qualcosa che è avvenuto ma che non ci riguarda. È per questo che è importante che la passione non sia tanto rappresentata, ma sia ascoltata a partire dal Vangelo. Perché se è ascoltata a partire dalla parola di Dio, allora la passione fa parte della fede, la fede che nasce dall'ascolto e diventa per noi una ragione di salvezza. E voi sapete che la Chiesa, nella Settimana Santa, legge le quattro passioni raccontate dai quattro evangelisti. Li legge a partire dalla Domenica delle Palme, nei giorni successivi, e riserva poi al Venerdì Santo, sempre in tutte le chiese, la lettura della Passione secondo Giovanni, che è effettivamente l'altra passione. La passione dei Vangeli sinottici, che è la passione semplicemente scritta da Marco e arricchita con particolari da Luca e da Matteo nei loro Vangeli, è una passione ben differente da quella che Giovanni scrive.
Giovanni la scrive ben più tardi, conosce i racconti della passione degli evangelisti precedenti e cerca un'altra lettura della passione. Lui che ci voleva dare l'altro Vangelo. Dico l'altro con tutta la forza che ha il termine alterità. È l'altro Vangelo, per la sua diversità, ma soprattutto per l'ottica, per la visione che Giovanni ha di tutti i fatti vissuti da Gesù e che gli altri Vangeli hanno raccontato in un modo che non possiamo dire cronacistico, ma che certamente si avvicina alla cronaca. Giovanni no, Giovanni fa teologia di ogni evento e dobbiamo cercare di comprenderlo. Noi oggi, come sempre il Venerdì Santo, dunque, ascolteremo la passione secondo Giovanni. E non c'è possibile ascoltarla tutta perché la passione più lunga del racconto, ricca di particolari, e ci fermeremo soprattutto nella passione agli incontri che Gesù fa, perché sono molto significativi e ci dicono l'essenziale della passione. Gli altri testi sono di collegamento e non sono così rivelativi come quelli che invece stamattina leggeremo insieme. Una cosa ci tengo a sottolineare, è che è qualcosa che riguarda tutti e quattro i racconti di passione. Una cosa che viene quasi mai sottolineata, ed è che il dramma della passione si svolge in un clima in cui stanno di fronte il vociare, il gridare, l'urlare sempre crescente della gente, dei sommi sacerdoti, dei capi del popolo, e dall'altra parte il grande silenzio di Gesù. È la cosa più impressionante della passione. Gesù tace. Fa silenzio al momento dell'arresto. Fa silenzio di fronte al sommo sacerdote. Balbetta semplicemente qualche risposta, fa silenzio di fronte a Pilato, a tal punto che Pilato, ci dice Giovanni, e lo vedremo, ha paura del silenzio di Gesù. Gesù col suo silenzio acquista un'autorità morale, carismatica, enorme, che fa paura a Pilato. Colui che poteva mettere a morte Gesù o salvarlo. Eppure Giovanni annota che Pilato ebbe paura e a un certo punto, vedremo, dice Pilato ebbe allora ancor più paura. Fa effetto la paura di un condannato, flagellato, diventato veramente arresa, schiavo, cosa, preso dalla guardia del Tempio, consegnato ai sacerdoti,
i sacerdoti l'hanno consegnato a Pilato, eppure fa silenzio e col suo silenzio molto eloquente fa paura. Tutti gli evangelisti ci parlano di questo silenzio di Gesù. Fa silenzio addirittura neanche alzando lo sguardo, neanche guardandolo in faccia, Erode. Quando Pilato lo manda da Erode, secondo Luca, Gesù non guarda in faccia Erode, Erode lo interroga, lui non apre assolutamente la bocca, non gli dà nessuna risposta. Perché Erode non meritava neppure una parola di Gesù. Era l'assassino di Giovanni Battista. E Gesù non l'ha degnato neppure di uno sguardo. E poi il grande silenzio che Gesù fa in croce. Nonostante gli evangelisti raccolgano alcune parole dette da Gesù, ma rispetto al vociare della gente che grida crocifige, che lo tenta, che lo dileggia, che lo disprezza, c'è questo grande silenzio di Gesù. Se gli si dovesse rappresentare in un dramma la passione, occorrerebbe mettere di fronte il silenzio di Gesù e il vociare sempre più crescente fino alla consegna alla morte da parte di tutti gli altri, sacerdoti, farisei, folla, tutti. E questo è molto importante, perché ci dice come la morte di Gesù è stata autorevole, piena di autorevolezza, di exousia, proprio per il suo comportamento, che non aveva bisogno di parole di spiegazione e di difesa, in un silenzio assoluto. Ma adesso cerchiamo di entrare nella lettura viva di alcuni brani. Il primo brano, vi dicevo, l'incontro con il sommo sacerdote. Secondo Giovanni, ma anche secondo tutti gli altri Vangeli, Gesù viene catturato nel Getsemani, o orto degli ulivi, in quel podere in cui lui era solito andare a dormire nella bella stagione, quando stava a Gerusalemme. Durante i suoi soggiorni o soggiornava sul Monte degli Ulivi a casa di Maria, Marta e Lazzaro, questi amici che lo accoglievano, ma se si attardava fino a tardi nel Tempio a parlare, scendeva semplicemente fino al torrente Cedron e al di là del torrente, in questo giardino, in questo oliveto, dormiva con i suoi 12. Qui si è consumato il primo dramma. Uno dei 12, uno che Gesù aveva scelto, che Gesù aveva eletto e che Gesù aveva amato, nella sua impotenza di far fuori Gesù,
pensa di farlo fuori attraverso l'autorità religiosa. Di fatto Giuda è un assassino per procura, delega agli altri che uccidano Gesù perché lui non ne ha le capacità. Non ha la forza di confrontarsi col maestro e tutti sarebbero contro di lui. E allora Giuda pensa che la cosa migliore sia consegnarlo alle autorità religiose che odiavano Gesù. Ed è così che fa. Lo consegna loro. Va a parlare con queste autorità giudaiche, ci dicono gli Evangeli, e si mette d'accordo per una possibile cattura in cui lui nella notte avrebbe indicato tra i discepoli, che certamente avete presente, gli attuali beduini vestivano con quei veli che era difficile riconoscere di notte, ma certamente lui lo riconosceva, l'avrebbe baciato e quindi avrebbe indicato chi era Gesù tra i tanti discepoli che erano presenti in quell'oliveto. Giuda lo fa per invidia, non lo fa certo per 30 denari. Non era così sciocco. C'era in lui semplicemente invidia e rancore nei confronti di Gesù. Ed ecco che come arriva la guardia dei sommi sacerdoti, Giuda va da Gesù, lo abbraccia, lo bacia, e allora Gesù è indicato, la guardia si avventa su di lui, lo arresta e lo cattura e lo porta innanzitutto da chi aveva ordinato questo arresto, il sommo sacerdote. Allora il distaccamento delle guardie del Tempio con il comandante afferrano Gesù, lo legano e lo condussero prima da Anna. Egli era infatti suocero di Caifa, che era sommo sacerdote in quell'anno. Caifa era poi quello che aveva consigliato i giudei: è meglio che un uomo solo muoia per tutto il popolo. Siamo in una situazione strana all'interno di Israele. Israele era retto da un consiglio di anziani riuniti attorno al sommo sacerdote. E ormai il sommo sacerdote era tenuto da un casato, per cui anche se giuridicamente era sommo sacerdote Caifa, in quell'ora in cui Gesù fu arrestato, portano prima Gesù ad Anna, lo suocero, che era stato sommo sacerdote prima
e che di fatto godeva ancora una grande autorità. Gli evangelisti ci tengono nel dirci che questo complotto ha davvero tutto il sommo sacerdozio per soggetto. Caifa, che è sommo sacerdote in carica, ma anche Anna, che era stato sommo sacerdote prima e che in un certo senso continuava ad avere potere, un grande potere religioso all'interno della struttura del sacerdozio del Tempio. Caifa, attenzione, è un personaggio di cui nel Vangelo di Giovanni si è già fatto menzione, subito dopo la morte di Lazzaro, quando di fronte alla resurrezione di Lazzaro c'è un certo successo di Gesù che spaventa Caifa. E Caifa arriva a dire, ebbene, che un uomo solo muoia per tutta la nazione, per tutto il popolo. E Giovanni, con l'ironia di cui è capace solo lui nel quarto Vangelo, commenta: questo lo disse non da se stesso, ma essendo sommo sacerdote in quell'anno, profetizzò. Vedete, è una notazione importante, secondo me molto illuminante anche per capire qualunque autorità religiosa, anche l'autorità religiosa della Chiesa. Caifa dice una cosa vera: è bene che Gesù muoia per tutti. È quello che noi confessiamo nella nostra fede. È morto per i nostri peccati, è morto per tutti gli uomini. Però vedete, se oggettivamente questo è vero, Caifa lo dice con intenzione omicida. Soggettivamente dice: è bene eliminarlo, questo è il significato. Quindi un assassinio. Ma oggettivamente profetizza. Questo in qualche misura ci dice che anche l'autorità della Chiesa a volte ha intenzioni omicide e va smascherata, pur dicendo magari oggettivamente una verità. Anche in questo dobbiamo essere avvertiti noi cristiani. Il Signore ci ha davvero dato tutte le possibilità di smascherare gli idoli che si annidano anche nella Chiesa. Caifa dunque è colui, ci aveva detto Giovanni, il quale aveva detto non da se stesso, ma in forza del suo sacerdozio, aveva profetizzato: ebbene che lui muoia per tutta la nazione, per tutto il popolo. Ma c'è il racconto del rinnegamento di Pietro che tralasciamo e continuiamo
all'incontro con i sommi sacerdoti. Allora condussero Gesù dalla casa di Caifa, dalla casa di Caifa nel processo. Era l'alba ed essi non vollero entrare nel pretorio per non contaminare e per mangiare la Pasqua. No, scusate, purtroppo c'è poca luce qui e non vedo i versetti. Intanto Simon Pietro seguiva Gesù insieme a un altro discepolo. Questo discepolo era conosciuto dal sommo sacerdote e perciò entrò con Gesù nel cortile del sommo sacerdote. Pietro invece si fermò fuori, vicino alla porta. Allora quell'altro discepolo noto al sommo sacerdote tornò fuori, parlò alla portinaia e fece entrare anche Pietro. E la giovane portinaia disse a Pietro: forse anche tu eri dei discepoli di quell'uomo. Egli rispose: non lo sono. E intanto i servi e le guardie avevano acceso un fuoco perché faceva freddo e si scaldavano. Anche Pietro stava con loro e si scaldava. Allora il sommo sacerdote interrogò Gesù riguardo ai suoi discepoli e alla sua dottrina. Gesù gli rispose: io ho parlato al mondo apertamente, ho sempre insegnato nella sinagoga e nel tempio, dove tutti i giudei si riuniscono, e non ho mai detto nulla di segreto. Perché interroghi me? Interroga quelli che hanno udito ciò che ho detto loro. Ecco, essi sanno che cosa ho detto. Aveva appena detto questo che una delle guardie presenti diede uno schiaffo a Gesù, dicendo: così rispondi al sommo sacerdote? Gli rispose Gesù: se ho detto male, dimostrami dov'è il male. Ma se ho detto bene, perché mi percuoti? Allora Anna lo mandò legato a Caifa, sommo sacerdote. Intanto Simon Pietro stava là a scaldarsi. Gli dissero: non sei anche tu dei suoi discepoli? Egli lo negò e disse: non lo sono. Ma uno dei servi del sommo sacerdote, parente di quello a cui Pietro aveva tagliato l'orecchio, disse: non ti ho forse visto con lui nel giardino? Pietro negò di nuovo e subito un gallo cantò. Vedete, secondo Giovanni, l'incontro col sommo sacerdote avviene in casa di Anna, ed è Anna che lo interroga, ed è significativo che il sommo sacerdote interroghi Gesù sulla sua dottrina, sul suo insegnamento, per vedere se era conforme alla Torah,
o se invece era contraddittorio. Ma Gesù ha una sola parola. Dice di aver parlato sempre nelle sinagoghe e al Tempio, a tutto il mondo. Pensate com'è enfatico questo parlare di Gesù. Ho parlato al mondo, non semplicemente a qualcuno. Ma non solo. Gesù dice: se volete sapere qualcosa del mio insegnamento, interrogate i discepoli. E là ci sono due discepoli, quello che ha fatto entrare Pietro e Pietro stesso. Ci sono, ma quello che ha fatto entrare Pietro, perché è amico del sommo sacerdote, non viene interrogato. E Pietro rinnega per tre volte di conoscere Gesù. L'ha mai visto, l'ha mai sentito, l'ha mai ascoltato. Non sa chi sia, non conosco quell'uomo. Dove c'è, vedete, la paura, la pavidità di Pietro. Gesù aveva detto che Pietro era la roccia, gli aveva dato quel nome fin dall'inizio, Petros, roccia, ma la roccia si mostra un fuscello. Alla prima occasione, alla prima paura, mi sconosce Gesù. Attenzione, è un peccato grave, ma non è un peccato gravissimo. È un peccato di chi ha paura. È un peccato di chi è debole. Non è come il peccato di Giuda, che cerca l'eliminazione di Gesù. Pietro non vuole eliminare Gesù, vuole semplicemente salvare se stesso, non essere coinvolto in quell'arresto e quindi in quel processo. Ed è significativo che nel Vangelo secondo Luca si dice che in quel momento Gesù, che stava passando, vede Pietro nel cortile e lo guarda. Gli dice nulla, ma basta quello sguardo perché Pietro esca e pianga amaramente pentito di non aver avuto il coraggio di dire che era un discepolo di Gesù. Ma questo sta in quella debolezza della carne che Gesù aveva sottolineato nell'orto del Getsemani. Lo spirito è pronto. E Pietro aveva uno spirito pronto, aveva detto: ovunque tu vai, Signore, io ti seguirò. Aveva uno spirito pronto, un entusiasmo, una volontà, ma era poi debole ed è passato in una situazione di paura. Ma nell'incontro, vedete, con il sommo sacerdote, Gesù, più che mai, mostra la sua forza, la sua signoria, la sua autorità. Io ho parlato al mondo con parresia, apertamente, non ho avuto due parole. E soprattutto attenzione, che c'è qui una precisazione che può sfuggire. Quello parlato apertamente significa non ho parlato mai in segreto.
quasi che Gesù sapesse, presumesse, che un giorno ci sarebbero stati quelli che avrebbero detto che Gesù aveva parole segrete e li avrebbero raccolti nei detti segreti di Gesù. No, non c'è nessuna parola segreta di Gesù. Le parole di Gesù sono quelle dei Vangeli. Gesù non ha mai fatto un insegnamento esoterico. Non ha mai fatto un insegnamento che fosse riservato ai discepoli o ad alcuni privilegiati. Ha parlato al mondo con una sola parola. Al mondo. Vedete com'è enfatico? Tu cosmo, al mondo. E quindi le sue parole sono risuonate ovunque, le hanno sentite i discepoli, le hanno sentite le folle. Ma di fronte a una tale autorevolezza, ecco la violenza. Gesù è insopportabile e allora la guardia lo percuote. Ma Gesù lascia fare e semplicemente chiede conto: se ho detto male, dimmi dove ho detto male. E se ho detto bene, perché mi percuoti? È l'atteggiamento di Gesù, che certamente nel quarto Vangelo deve essere l'atteggiamento del cristiano, che è un atteggiamento non di vendetta, non di ricambio di ira e di violenza, ma di giustizia sì. Chiede conto: se ho detto male, dimmi dove male, se ho detto bene, perché mi percuoti? Questo il cristiano ha diritto, perché questo significa anche mettere di fronte il violento, chi fa il male, alle sue responsabilità. Ma Gesù, vedete, al sommo sacerdote risponde nulla. Ed ecco che allora condussero Gesù dalla casa di Caifa nel pretorio. Il pretorio è un luogo pagano, non è più terra santa. Essendo occupato dai romani, è un territorio impuro. Gli ebrei non possono entrare, tanto più in un giorno che è la vigilia della Pasqua. Devono essere puri per la festa della Pasqua, quindi non devono avere nessun contatto con i pagani, con i goim, né entrare nelle loro case, nel loro spazio. E Giovanni, che sa bene queste cose ed è più preciso dei sinottici, lo annota. Condussero Gesù dalla casa di Caifa nel pretorio. Gesù entra nel pretorio. Gesù viene condotto nello spazio degli impuri, dei pagani. Mentre invece loro non entrano nel pretorio per non contaminarsi e poter essere puri per mangiare la Pasqua il giorno dopo. Ecco allora che noi qui assistiamo. Sarebbe bello poter avere il tempo di vederne tutti i movimenti. Assistiamo a un movimento di Pilato e di Gesù dentro il pretorio e fuori dal pretorio, nello spazio di Israele e nello spazio impuro. Tutte le scene che si ripercuotono qui al centro della passione sono
Pilato che esce dal pretorio per parlare ai giudei, Gesù che viene presentato ai giudei esce dal pretorio e che viene riportato nel pretorio, mentre i giudei restano fuori e non entrano nello spazio impuro. E allora uscì Pilato verso di loro e domandò: che accusa portate contro quest'uomo? Gli risposero: se non fosse un malfattore, non te l'avremmo consegnato. Allora Pilato disse loro: prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge. Gli risposero i giudei: a noi non è consentito mettere a morte nessuno. Così si adempivano le parole di Gesù: che aveva detto, indicando di quale morte doveva morire. Gli ebrei non possono uccidere nessuno, neanche secondo la propria legge, la Torah. Se qualcuno ha compiuto un delitto contro la Torah, degno di morte, devono comunque presentare la richiesta al procuratore romano, il quale decide se quella richiesta è giusta e quindi la condanna va eseguita, e se invece quell'accusato deve essere risparmiato dal supplizio. Questo voi capite perché? Perché sovente le autorità giudaiche consegnavano a Pilato, perché fossero uccise, persone che magari invece collaboravano con i romani. E allora Roma avrebbe ucciso quelli che erano dei suoi amici. Il ius gladi, il diritto alla spada, l'aveva mantenuto Roma. Se qualche volta qualcuno era ucciso dalla folla, era ucciso in maniera contro la legge. Noi sappiamo che ad esempio il fratello di Gesù, che era diventato capo della Chiesa di Gerusalemme nel 62, quindi 30 anni dopo la morte di Gesù all'incirca, volevano ucciderlo, ma i romani non erano d'accordo. E allora la folla l'ha portato sulle mura del Tempio e l'ha gettato nella valle del Cedro e poi è scesa giù a finirlo lapidandolo. Ma i romani deposero il sommo sacerdote che aveva ordinato questo, perché era una grave violazione del diritto romano, il diritto di morte o di vita. Allora lo portano Gesù, ma Pilato non trova in lui nessuna colpa. Dice: prendetelo voi, giudicatelo secondo la vostra legge. Loro replicano: ma noi non possiamo mettere a morte nessuno, dichiarando che in realtà non volevano semplicemente giudicarlo con la legge, ma volevano eliminarlo. Questo era il loro scopo. Pilato allora entrò nel pretorio. Seguite bene, questo entrare e uscire di Pilato nel pretorio.
Poi vedremo anche Gesù che entra e esce. Fece chiamare Gesù e gli disse: tu sei il re dei Giudei? Gesù rispose: dici questo da te stesso? Oppure altri te l'hanno detto su di me? Pilato rispose: ma io sono forse giudeo per sapere queste cose? La tua gente, i tuoi sommi sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto? Rispose Gesù: il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato. Ai giudei, ma il mio regno non è di quaggiù. Allora Pilato gli disse: dunque, tu sei il re? Rispose Gesù: tu lo dici. Io sono re, per questo sono venuto nel mondo, per rendere testimonianza alla verità. Chiunque della verità ascolta la mia voce. Gli disse Pilato: che cos'è la verità? E detto questo, uscì di nuovo verso i giudei e disse loro: io non trovo in lui nessuna colpa. Vi è tra voi l'usanza che io vi liberi per la Pasqua? Uno. Volete dunque che io vi liberi il re dei giudei? Allora gridarono di nuovo: non costui libera, ma Barabba. E Barabba era un assassino. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gli la misero sul capo. E gli misero addosso un mantello di porpora. Quindi gli venivano davanti e gli dicevano: pace, re dei giudei. E gli davano degli schiaffi. Pilato intanto uscì di nuovo e disse loro: ecco, ve lo conduco fuori, perché sappiate che io non trovo in lui nessuna colpa. Allora Gesù uscì, portando la corona di spine e il mantello di porpora. E Pilato disse: ecco l'uomo. Al vederlo, i sommi sacerdoti e le guardie gridarono: crocifiggilo, crocifiggilo. Disse loro Pilato: prendetelo voi e crocifiggetelo. Io non trovo in lui nessuna colpa. Gli risposero i giudei: noi abbiamo una legge e secondo questa legge deve morire perché si è fatto figlio di Dio. All'udire questo Pilato ebbe ancor più paura ed entrò di nuovo nel pretorio e disse a Gesù: ma da dove sei? Ma Gesù non gli diede nessuna risposta. Gli disse Pilato: non sai che io ho il potere di metterti in libertà o di metterti a morte? Rispose Gesù: tu non avresti nessun potere su di me se non ti fosse stato dato dall'alto. Per questo chi mi ha tradito
e mi ha consegnato nelle tue mani, ha una colpa più grande di te. Da quel momento Pilato cercò, entrò negli Tostratos, dove i giudei gridavano: se liberi costui, tu non sei amico di Cesare. Chiunque si fa re si mette contro Cesare. Udite queste parole, Pilato fece condurre fuori Gesù nel tribunale, nel luogo chiamato Litostratos, in ebraico Gabbatà. Era la preparazione della Pasqua, verso mezzogiorno. Pilato disse ai giudei: ecco il vostro re. Ma quelli gridarono: via via, crocifiggelo. Disse loro Pilato: metterò in croce il vostro re? Risposero i sommi sacerdoti: noi non abbiamo altro re all'infuori di Cesare. E allora Pilato lo consegnò loro perché fosse crocifisso. L'incontro con Pilato è lungo, è ricchissimo ed è certamente il centro della passione. Io voglio mettere in evidenza alcune parti di questo incontro. La prima: Pilato non trova in Gesù colpa alcuna. Questo è molto importante, e se avete seguito con attenzione, per tre volte Pilato dice: io non trovo in lui colpa alcuna. Tre volte. Che secondo il diritto romano, quando una sentenza era detta tre volte, era detta per sempre, non poteva più essere mutata. Ora è molto importante che Pilato abbia detto per tre volte che Gesù non ha nessuna colpa, perché questo significa che secondo il diritto romano, il ius dell'impero, Gesù non doveva morire. Gesù non ha commesso nessun delitto per cui la legge romana debba punirlo. Guardate che importante questo. È Giovanni che riesce a sottolineare questi contrasti tra l'intenzione dei sommi sacerdoti e il procuratore romano. In realtà, Giovanni vuole dirci che Gesù non ha commesso colpa delitto che sia perseguibile dalla legge romana. E Pilato lo riconosce. Pilato non ha motivo. C'è soltanto l'invidia dei sommi sacerdoti nei confronti di Gesù. Un'invidia per la sua esusia, per la sua autorità. Come aveva detto Caifa, non vedete che tutto il mondo gli va dietro? Questo è quello che dava fastidio ai sommi sacerdoti. Il perdere la loro autorità, vedere il Tempio che perdeva la loro autorità, perché Gesù indicava come luogo della presenza di Dio non più il Tempio di Gerusalemme, ma il corpo di ogni persona. Gesù proclamava una libertà dal Tempio, dalla legge, dal sabato, dalla terra, dalla famiglia, che erano le colonne di tutta la religione ebraica. Questo era insopportabile al sommo sacerdozio.
impossibile. Ma per il diritto romano questo non era una colpa. E allora qui noi abbiamo due epifanie, una centrale che è la più rivelativa e l'altra di conseguenza. In questo continuo entrare e uscire di Pilato dal pretorio verso i giudei, abbiamo visto sempre il vociare della gente, crocifiggilo, crocifiggilo, la dichiarazione di Pilato, non trovo colpa alcuna in lui. Ma a un certo punto, perché i giudei abbiano pietà, compassione di quest'uomo, Pilato lo fa flagellare. Lo fa flagellare così che il suo corpo risulti tutto piagato e viene inscenata una parodia regale. I soldati fanno una corona di spine, gliela mettono in testa, portano un mantello di porpora e glielo mettono addosso, gli mettono anche una canna nelle mani, lo scettro, e certamente Gesù è dileggiato, è disprezzato, è piagato nell'intenzione dei soldati. Ma Giovanni, vedete, ha una strana maniera che è un po' difficile per noi capirla, che è questo capovolgere le cose, leggerle al contrario, con un'altra ottica. Per Giovanni questa è una vera e propria scena di intronizzazione. Sarà una beffa nell'intenzione dei soldati. Ma per Giovanni Gesù è mai stato così re. Le cose importanti cosa sono? Che lui la corona ce l'ha, sarà di spine, ma c'ha la corona regale. C'ha un mantello di porpora come disprezzo, ma è il mantello regale. E nota che usa il verbo egli regalavano schiaffi. Non dice gli davano schiaffi. Gli regalavano schiaffi. E vanno davanti e si inginocchiano come davanti a un re e lo salutano. Pace re dei giudei. Una vera scena regale. Giovanni ha questa intelligenza acuta di mostrarci un messia al contrario, un re al contrario. Certo, richiede molta intelligenza da parte di noi credenti. Non ci fa fermare una lettura superficiale dello sta scritto. Ci fa vedere in profondità quello che succede. Ed ecco che lo porta fuori in questa forma e di, notate, lo porta ai margini, diremmo, mi è difficile qui darvi una topografia, ma immaginatevi che voi siete la folla, che questa invece è la zona del pretorio, dove stanno Gesù, Pilato, i soldati, viene portato lì, ai limite, anche perché questo luogo era su una balaustra alto 3 metri, in modo che la gente potesse vedere le manifestazioni dell'imperatore o del procuratore o dell'autorità romana. Lo porta lì, su quella balaustra, e dice, ecco l'uomo. Dove voi pensate la forza di questo? Ecco l'uomo per eccellenza.
l'uomo come Dio l'ha pensato, l'uomo come Dio l'ha voluto, l'uomo che Dio pensava quando creava Adamo, che è un uomo che dà la vita per gli altri, che è re quando dà la vita, che regna veramente nel momento in cui è disprezzato e reietto, è il servo del Signore secondo Isaia 52-53, ma è lui, ecco l'uomo, o Anthropos, è l'uomo per eccellenza, e lo presenta così. Ma i sommi sacerdoti e le guardie gridarono: crocifiggilo, crocifiggilo. Insopportabile fino al vederlo il giusto, come dice Sapienza 1. Insopportabile il giusto, basta vederlo che dà fastidio. Se poi il giusto fa silenzio, è mille volte insopportabile, perché il suo silenzio è intollerabile. E Gesù, silenzioso, si presenta davanti a tutti, per molti è una parodia, per chi ha capito, come l'autore del quarto Vangelo, che era là presente, questa era una epifania. Era una rivelazione. Ecco perché subito dopo Pilato entra, ma ebbe ancor più paura, dice il testo. Ebbe ancor più paura. La paura di Pilato cresce. Anche nel Vangelo di Matteo, che è completamente autonomo da Giovanni, scritto dopo, voi sapete che durante il processo Pilato ha paura, perché la moglie gli manda un biglietto e gli dice: sta attento, non immischiarti con quell'uomo, chissà cosa sapeva la moglie di Pilato di Gesù. Certamente aveva sentito dire che poteva essere un profeta, aveva sentito dire che era una persona giusta, e gli manda il biglietto a Pilato: sta attento, non mescolarti. E Pilato ebbe paura, tanto vero che secondo Matteo si lava le mani, ma non lo fa crocifiggere. E qui di nuovo vedete, Pilato non fa crocifiggere Gesù. Ripete per la terza volta che non trova colpa alcuna. Anzi, Giovanni ha il coraggio di dire: da quel momento Pilato cercava di liberarlo. Ma i giudei gridavano: se liberi costui, tu non sei amico di Cesare, perché chiunque si mette contro Cesare è nemico di Cesare. Dove la folla dice: noi siamo la maggioranza, Cesare è con noi. Se tu dici di noi: guarda che noi riferiamo a Cesare, che tu sei contro di lui. E a questo punto si manifesta la debolezza di Pilato. Pilato è stato convinto durante tutto il processo che Gesù era giusto. Lo è ancora. Ha cercato di liberarlo. Ma a questo punto, quando vede che il suo potere può traballare perché i giudei dicono che lui è contro Cesare, allora in qualche misura
non è più capace a difendere Gesù. E allora Pilato lo fece condurre fuori nel tribunale, nel luogo chiamato Litostratos, in ebraico Gabbata, cioè c'era vicino al pretorio una specie di grande tribuna che era in pietra, litostratos in greco, selciato di pietra. E notate, per gli ebrei siamo vicino al tempio, siamo nel luogo del giudizio e secondo gli ebrei, i rabbini, il Messia sarebbe venuto a giudicare a mezzogiorno del giorno prima della Pasqua. Era una tradizione che si rinnovava di anno in anno. Il 14 di Nisan, a mezzogiorno, in quel luogo arrivava il Messia come giudice. Ebbene, attenzione, e correggete eventualmente la vostra Bibbia, perché lì ormai tutte le Bibbie sono corrette, perché in realtà il testo dice: Pilato fece condurre Gesù e non sedette nel tribunale, come forse dice la vostra Bibbia, e lo fece sedere sul tribunale. Fa sedere Gesù sul seggio del tribunale. E in quel momento vedete di nuovo una parodia, ma in cui Gesù è insediato come giudice. Ed ecco allora che lo presenta in parallelo prima. Ecco l'uomo, stavolta dice, ecco il re dei giudei, il giudice dei giudei, titolo messianico per eccellenza, figlio di Davide, insediato. E di questo è talmente chiaro che nel Vangelo di Pietro, che è un Vangelo apocrifo ma molto vicino ai Vangeli, si dice con chiarezza: Pilato prese Gesù, lo portò a sedere sul seggio del giudizio perché giudicasse. È molto chiaro, c'è una dipendenza letteraria precisa. Questo è il testo di Giovanni. Quindi ecco che Gesù davvero giudica. Non solo è l'uomo per eccellenza, ma a mezzogiorno di quel giorno di Pasqua, profeticamente, è il giudice di Israele che viene insediato su quel luogo alto, e Giovanni lo precisa, in ebraico si chiamava Gabbatà, e i greci lo chiamavano con la loro lingua Litostratos, selciato di pietre. Là fu insediato. Infine, dopo questo, mi sembra importante che riserviamo per la predicazione durante la liturgia della croce la morte di Gesù, che sarà una continuazione a questo testo. Ma per ora arriviamo all'ultimo quadro importante con cui concludiamo questo cammino verso la croce. Allora Pilato lo consegnò loro e loro lo crocifissero.
presero Gesù ed egli portando la croce andò verso il luogo del cranio. Erano con lui altri due, crocifissi uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Pilato compose anche l'iscrizione e la fece porre sulla croce. Vi era scritto: Gesù il Nazoreo, il re dei Giudei. Molti giudei lessero questa iscrizione perché il luogo dove fu scritto era vicino alla città. Ed era scritto in ebraico, in latino e in greco. I sommi sacerdoti dei giudei dissero allora a Pilato: non scrivere il re dei giudei, ma scrivi: io ho detto sono il re dei giudei. Rispose Pilato: ciò che ho scritto, ho scritto. Un'altra epifania. Pilato consegna a Gesù, perché conviene far così, senza un verdetto di condanna su Gesù. I giudei si prendono la responsabilità di quella morte che Pilato non vuole, perché ha dichiarato che Gesù è giusto secondo le leggi dell'impero. Ma perché ci fosse chiaramente l'epifania, la rivelazione di quella crocifissione, fece scrivere un cartello: Gesù Nazoreo, il re dei Giudei. E lo fa scrivere, badate bene, in ebraico, in latino e in greco. E lo fa mettere in alto sulla croce. Anche questo è una scena di disprezzo, un re in croce, un re in agonia, un re con un corpo piagato, un re che soffre e grida. Come fa ad essere re? È una presa in giro. Però è significativo. Marco, Matteo e Luca dicono che Pilato fece scrivere un cartello con la causa della sua morte. Usano il termine greco aitia, causa, con la causa della sua morte, re dei Giudei. È giusto, si era proclamato re dei giudei per i giudei e i giudei lo uccidono per questo. Giovanni no. Giovanni dice: Pilato fece scrivere quel cartello col titolo, titolo, non la causa. Perché per Giovanni quello è un titolo cristologico. Gesù Nazoreo, re dei Giudei, è un titolo cristologico. Non è una presa in giro, è la verità. Di nuovo vedete il ribaltamento di Giovanni, che lettura ci fa fare. È per questo che Giovanni solo sottolinea: era in ebraico, greco e latino, le tre lingue dell'Oicumene. Perché per tutta la terra si sapesse che Gesù era il re dei Giudei,
il suo vero titolo, perché re dei Giudei significa Messia, significa figlio di Davide, significa figlio di Dio. È il re dei Giudei che regna dalla croce. Ciò che era un disprezzo, un dileggio, diventa un titolo di gloria in Giovanni. Tanto vero, e Giovanni, vedete, lo conferma col particolare, che i sommi sacerdoti, vedendo re dei Giudei, che il titolo troppo oggettivo, vanno da Pilato e dicono: no, perché tu lo dici che è re dei Giudei, per dire qualcosa che veramente lo pigli in giro, lo disprezzi, scrivi: io ho detto sono il re dei Giudei. Questo diventa allora motivo davvero di disprezzo di chi passa, perché leggono: ecco, quello ha detto io sono il re dei Giudei, ecco che fine fa. Ma Pilato, quasi trattenuto dalla volontà divina, non ce la fa. Quel che ho scritto, ho scritto. Ormai è un titolo, è il titolo di Gesù. Vi ricordate Paolo in Filippesi? Dice teologicamente questo: lui che era in forma di Dio prese la forma di uomo, diventò uomo, schiavo, fino alla morte in croce. Per questo Dio l'ha esaltato e gli ha dato il nome che è il più grande di ogni nome, e ogni lingua proclama che lui è il Signore. Questo che Paolo dice in Filippesi avviene sulla croce. Gesù è Signore, è il re dei Giudei, e nonostante l'intenzione di Pilato e dei Giudei, lui regna dalla croce. Questo regnare dalla croce lo vedremo in pienezza oggi con l'incontro alla croce tra Gesù e sua madre, e lo predicheremo nella Passione secondo Giovanni durante la liturgia della croce. Buona meditazione.